Soddisfatto di questa serata? Decisamente. Molto significativa per me e anche per una grande speranza in un futuro in cui la nostra comunità possa quindi credere fortemente nella cultura grazie a eventi del genere. La comunità nostra cittadina rionerese o pensi a un villaggio molto più grande? Entrambi veramente, perché in realtà siamo tutti figli di un unico grande ambiente. Il mondo è paese e la cultura è l'unico nostro vero grande motore. Questi artisti che tu hai presentato questa sera, che hai studiato innanzitutto e hai presentato, questi tre artisti con i quali io ho appena parlato sono tutti entusiasti di come tu sei riuscito a dare questa comunicazione della loro arte, cioè sei stato loro sono esattamente in sintonia con quanto tu hai manifestato finora e per cui veramente sono rimasti soddisfatti. Tu, la tua soddisfazione è accresciuta ancora di più sulla base del loro compiacimento verso di te o lo eri già prima nel momento in cui hai organizzato, hai pensato le loro opere, le hai studiate? Dunque, molto difficile trovare una risposta a questa domanda. Sicuramente, sentendo le mie parole, loro si sono perfettamente immedesimati in ciò che ho detto. Quando un critico commenta un artista, non può che arricchire il suo operato anche grazie alle sue interpretazioni. Questo è il motivo di fondo per cui sostengo le interpretazioni anche libere da parte di chiunque a proposito dell'arte, perché la libertà di parola è un diritto che spetta a tutti, anche fuori dal nostro mondo. Anche la libertà di interpretazione? Certo, quella che i greci chiamavano paresia. Che poi è un'ermeneutica, quella che fai tu, un'ermeneutica complessiva, cioè un linguaggio che tu cerchi di catturare e di ampliare e di arricchire e di studiare, di storicizzare, di fare una operazione straordinaria. Esattamente, perché è proprio la differenza che i filosofi trovarono tra metodo e sistema. Io sono per il primo, perché non è chiuso e favorisce proprio l'ingresso di ulteriori elementi in grado di arricchire, ulteriori opinioni in grado di arricchire. Noi cerchiamo di tenerci lontani dai sistemi, sappiamo cosa hanno combinato i sistemi filosofici, vero? Certo, se quelli figli di filosofici hanno combinato molti guai, figuriamoci i dittatoriali che hanno proprio abolito la libertà di parola, alla quale, come ho già detto prima, sono estremamente favorevole. Noi invece amiamo il confronto, il dialogo e mi è sembrato questa sera che tu lo chiedessi proprio ai tuoi ascoltatori questa sera, a chi è venuto qui ad ascoltarti. Esatto, infatti anche alle interazioni sono molto favorevole perché arricchiscono anche me, ecco. Soddisfatto della serata? Decisamente.